appuntamento di Down Hill Italia. Come al solito non sono sola, in mia compagnia Riccardo Tagliabue. Buonasera Riccardo. Buonasera, in tua compagnia qua ancora dall'arrivo di Cortina, che stiamo registrando dopo queste bellissime gare, le puntate che mandiamo in onda tutte le varie... Beh, del resto, come sono tutti in vacanza, potremmo essere in vacanza anche noi, Riccardo, no. Voglio dire. Mai, vacanza mai, sempre lavoro, sempre sul pezzo. Beh, non diciamo così, perché comunque la Down Hill non si ferma, ha ancora due appuntamenti molto importanti, tra parentesi uno proprio a fine agosto, quindi tutti fermi, mi raccomando. Ma noi continuiamo comunque il racconto da Cortina, Ricky, perché? Sì. Perché abbiamo tantissime cose ancora da far vedere e entrare nello specifico. Quindi, se sei d'accordo... Sono d'accordissimo, so già cosa mi stai dicendo, mentre siamo qua nell'ambiente proprio della zona di arrivo, io direi che possiamo andarci a vedere le migliori discese per quanto riguarda la categoria master, sia maschile che femminile, quindi andiamo a goderci queste immagini ancora dal bellissimo tracciato del Dolomiti Bike Park qua a Cortina, che come dicevi già l'altra volta tu, parte da quasi 1800 metri, giusto, per 300 e passa metri di dislivello, quindi una bellissima pista tutta nel sottobosco, un po' la pioggerellina che è caduta sia durante la gara, sabato sera, il venerdì sera, eccetera, ha fatto venire un po' fuori di scivoloso? Ha reso tutto un po' scivoloso perché ha fatto venire fuori le radici, certo. E sappiamo che le radici sono quella cosa fondamentale delle piante, ma che fanno parte proprio del mondo della downhill. Esatto. La nostra ultima gara di Coppa Italia sarà proprio in una pista in Val di Sole che si chiama Black Snake, proprio perché sembrano tanti serpenti tutte le radici. Beh, ma però del resto le radici ai nostri telespettatori mi piacciono tanto perché mettono davvero alla prova i nostri rider. Bene, andiamo? Andiamo a goderceli. Tito si prepara il 201, ultimo di categoria. Dieci secondi. 5, 4, 3. Chiudere la categoria Elite Sport, maschile. Vediamo se la DH contro l'enduro chi l'ha vinta. Attenzione, 230-179 per un secondo. Franci Mazzoni si aggiudica il titolo di campione italiano. Vieni qua, la commissione fuoristrada Massimo Ghirotto consegna la medaglia di bronzo al terzo classificato Leone Edoardo Imbernizzi. Paragricola consegna la medaglia d'argento a Davide Piccoli e la medaglia d'oro e la maglia col tricolore il signor Ruggero Gazzaniga la consegna a Francesco Mazzoni, campione italiano Davide 2024 categoria Elite Sport. Tito si prepara 22. 10 secondi. 5, 4, 3, 2. Potrà cambiare le carte in gioco. Potrà cambiare le carte in gioco. Lo vediamo affrontare adesso il Rock Cup. Lo vediamo assieme a David. Lo vediamo assieme a Luca. Tutti ha preso. E attenzione!
ci crede, guardate questo abbraccio affettuoso. Sì! Premia Valentina Bassa, terzo classificato Joachim. Sali pure là sopra. Mentre Mara Agricola va a premiare, a dare la medaglia al secondo classificato Luca Corbezzo. Bravo Luca! E Ruggero Cazzariga consegna la maglia tricolore e anche la medaglia al campione italiano 2024 Master 1. Lui è Bruno De Carvaiano! Secondi, 10 secondi, 5, 4, 3, 2. Santa Cruz, U10, l'ultima generazione, lo stesso Coppa del Mondo. Vediamo di arrivare anche Davide. Piani Gianni, Sabolini, attenzione a Davide, 2.42, 4.93. E con la maglia tricolore e la medaglia, sempre il vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, Ruggero Cazzariga, va a incoronare campione italiano Master 2, Daniele Pianigiani! Grazie! Grande! Eccoli qua! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Con la maglia e la medaglia va a premiare il campione italiano Master 3 2024, lui è Mirko Spalzer. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Quest'anno va il campione italiano Master 4, la consegna Ruggero Cazzariga, Paolo Alleva! Dieci secondi.
5, 4, 3, 2, 1, top. Cazzaniga va a premiare il campione italiano Master 5 Oscar Colombo. Guardate, tra l'altro mette un tricolore sul tricolore perché lui ce l'aveva già quella manica. Cinque, quattro. Vieni qua, oh, dove vai Luca? È il nuovo tempo da battere, ma no, perché Danilo Piergiovanni lo spodesta. Premi al vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana Lucero Cazzaniga con la maglia e con la medaglia Piergiovanni. Danilo è il nuovo campione italiano downhill Master 6 2024. Guarda che bella quella maglia bianca, guarda che bella. Vale! Cinque, quattro, tre, due. È il tempo di Michele Cereda perché è qui con 3-0-5-8-9 incredibilmente Graziano Sara che chiude in 2-42-0-51. Di avventure andiamo a sederci là, Graziano Master 7 2024, Graziano Sara. E premio al vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, Ruggero Cazzaniga. Eccoli qui ragazzi, i Master 7 più forti d'Italia, ce li avete davanti. 5, 4, 3, 2, 1, top. Facciamo l'applauso congiunto 4-0-3 6-3-0.
invecchiare tutti in un attimo. Un minuto la partenza del 191. Questi qua Federica vanno a salire, 91, 92, 93, 94 e la categoria. Dieci secondi. 5, 4, 3. Partita 91, si prepara 90. Curva ne sono caduti due. Dopo il ghiaio all'ultimo tirato un cartellone. Ale Marti! Ale! Vai Marti! Ero rimasto incastrato perché in pratica è lei o non è lei, certo che lei. La vediamo saltare con i suoi capelli biondi fuori dal casco, il quello che deve appena la bancare fino all'ultimo centimetro. 258 647, Martina Fumagalli, campionessa italiana downhill categoria amatori femminile 2024. Ciao. 10 secondi. 5, 4, 3. Adesso salgono con la ruota troppo alta. Sofì! Vai col jump! Tra l'altro per il pubblico lascia solo niente. Tanto arriva Sofia Del Bono, 3:11.884, secondo tempo. 5, 4, 3, Vita si prepara, 94. Il mare, le spiagge affollate. Frenesia, movimento, non fermarsi mai. Fare aggomitate per entrare in discoteca. Ballare, stare svegli fino all'alba. Come si fa a rinunciare al mare per andare in montagna? Non è vero?
Vader. La magia della Downhill continua, perché ricordiamo anche a tutte le persone che ci stanno seguendo, quelli più addetti ai lavori e chi meno informato, che comunque sia la Downhill dà la possibilità a qualsiasi età di scendere. Quindi noi abbiamo visto i master. Confermavo. Confermavo. No, vabbè, perché ricordiamo sempre... Sì, qualunque età, l'unica cosa, non è una precisazione, ma diciamo che il campionato italiano e Coppa Italia partono con le categorie dai 13 anni a salire, certo. Mentre invece c'è... la possibilità di scendere, giustamente come dici tu, in downhill con la Easy Downhill, quindi sotto i 13 anni, ma non possono partecipare a Coppa Italia o al campionato italiano. E mentre la tua radio chiacchiera, perché ricordiamo che tu sei il DOF di tutte le gare, quindi ti lascio un attimo, vai tu. Sono rimasta sola, ma solo per adesso, però io vi voglio ricordare, cari amici all'ascolto, che dovete seguirci sui nostri social network, Instagram, Facebook e naturalmente la pagina internet sia di Bike Channel che di Downhill Italia. Bene, per questo appuntamento è davvero tutto, continuate a seguirci, continuate a rimanere con noi e noi ci rivediamo venerdì prossimo. Ciao!